nasce la collaborazione tra Longarone Fiere e CGA di Mestre, al centro l'analisi sui numeri del gelato artigianale, affidata dal polo fieristico all'autorevole realtà, nota per i suoi precisi report sugli scenari sociali ed economici nazionali, rappresentata dal segretario Renato Mason. È assai difficile cogliere con precisione le dimensioni e la consistenza del settore, sottolinea il presidente di Longarone Fiere Gianangelo Bellati, mentre vi sono dati sufficientemente attendibili sulla produzione industriale di gelati. Per quanto riguarda il prodotto artigianale, all'inizio di ogni stagione si leggono cifre a volte contrastanti, dal numero di gelaterie al numero di addetti fino al fatturato. Un prodotto importantissimo per noi, sul quale però non ci sono abbastanza numeri. I numeri non sono molto chiari sull'importanza strategica, sull'occupazione, su quante persone lavorano, sulle attività economiche che vengono mosse dal gelato artigianale, perché ci sono dei codici Ateco, quelli delle camere di commercio che identificano il prodotto, che purtroppo si intersecano con quelli della pasticceria. Quindi ci vuole una ricerca particolarmente approfondita e accurata. Mentre questo non è il caso del gelato industriale, dove i numeri sono più chiari, invece il problema per il gelato artigianale c'è. Da qui nasce questo progetto di MIG 2020 e di Fiera Longarone Dolomiti, di una collaborazione con il famosissimo Centro Studio degli Artigiani di Mestre, la CGA di Mestre, per approfondire veramente questa volta il tema dei numeri del gelato artigianale. Quindi verranno fatte delle valutazioni diciamo innovative per riuscire a capire con dei parametri di ricerca nuovi quella che è la produzione di questo gelato, quanto se ne produce, quante persone lavorano. È un lavoro molto complesso che porteremo a compimento prima appunto di inizi di dicembre, quando avrà luogo la MIG 2020. Un lavoro importante, quindi questo con la CGA di Mestre, che noi vogliamo sia un lavoro fatto a disposizione e per l'utilità di tutto il Made in Italy, di tutto il paese, delle nostre belle Dolomiti.